due note velocissime sul giornale. Il Risveglio di Cirié è un giornale del 1921, un settimanale che esce il giovedì su un'area di circa 200.000 abitanti. 10 dipendenti tra giornalisti e grafici e una segretaria di redazione. Rispetto a internet, entusiasmo dei redattori e dei collaboratori prossimo a 100. Abbiamo delle persone, usiamo ad esempio anche molto un profilo Facebook col nome del giornale. Ci sono delle persone non pagate per questo che la domenica si connettono per mettere la notizia su Facebook. Entrate da internet zero, un sito che abbiamo da circa 10 anni. Non di meno io credo che internet sia non una strada obbligata perché ci dobbiamo adattare ai tempi, ma una strada da percorrere per cercare di salvare questi giornali. Per questi intendo dire non necessariamente che i giornali morirebbero, perché prima è stato detto che l'informazione locale sarà l'ultima a morire. Io penso che non muoia proprio. Il problema è che dimensione mantiene, perché un giornale piccolo ha pochi soldi da investire sulle persone che ci lavorano e sarà un giornale sempre meno funzionale, sempre meno ricco di notizie. Il punto quindi, facendo una riflessione che svolgo in redazione da un po' di tempo e che mi mette più dal punto di vista dell'editore che da quello del giornalista. Io sono giornalista, sono direttore, ma ormai è diventata una figura molto ibrida nei giornali locali. È che dobbiamo trovare nuove entrate. La riflessione che faccio è questa, che noi vendiamo due cose. I giornali vendono al pubblico, quindi vendono le copie, le notizie, e vendono il pubblico, che è la forma della pubblicità. Quando tutti noi guardiamo, che so, Italia 1, non paghiamo niente, no? L'editore di Italia 1 che ci vende all'inserzionista pubblicitario. In questo senso è vero, sì, gli smanettoni non pagano, ma gli smanettoni possono essere fatti pagare da altri, perché sono un numero di visitatori che dà una potenziale rendita per il giornale. Non facile da sfruttare, tanto che ho, come dire, confessato apertamente che i nostri introiti internet al momento sono zero, anche per colpe evidentemente. Il pubblico dei giornali è diventato un pubblico che paga di meno, perché le notizie iniziano 10 anni fa, 20 anni fa non era così, si trovano molto, molto di più gratuitamente. Noi abbiamo sul nostro territorio alcuni, non dico siti internet, alcuni profili Facebook che sono molto molto informati, singoli giornalisti che scrivono, mettono notizie sul profilo Facebook e noi copriamo un'area di 200.000 abitanti, loro sul loro paesino di 5.000 non li batte nessuno, e anche con questi dobbiamo far di conto, e questo porta a un pubblico meno pagante. Ma il pubblico, guardate che non è diventato più piccolo, perché il pubblico è invece cresciuto, perché tutti gli studi dicono che le persone che leggono i giornali sono aumentate di numero, il problema è che sono diminuite quelli che li pagano, però questo numero può essere probabilmente sfruttato. Io svolgendo qui un ragionamento che è un ragionamento molto più da editore che da giornalista, continuo a essere convinto, e lo sono con la testa dell'editore, che il lavoro del giornalista continua a essere il punto focale dell'azienda giornale, il punto irrinunciabile per la ricerca di quel pubblico. Il problema è come troviamo le risorse per continuare a retribuirlo adeguatamente. Dico adeguatamente perché noi vogliamo che quel lavoro sia ben fatto e che il contenuto che noi diamo, che poi lo vendiamo, lo diamo gratis, lo diamo su internet, lo diamo su carta, sia di valore, perché solo così attiro pubblico. Quindi sì, la mucca continua a essere il giornale, ma quella mucca va nutrita, e allora dobbiamo capire come si compra la biada, la paglia, perdonate, ma non so neanche esattamente cosa mangi una mucca. E uso un'altra metafora che utilizzo ogni tanto quando provo a ragionare con colleghi o con amici su questo problema. Credo che il giornale, il prodotto giornale, sia un po' come un uomo che inizia a diventare anziano, sicuramente è un prodotto anziano per concezione, per mercato, è un prodotto che fatica più di quanto facesse una volta. E credo che come le persone che diventano anziane inizi a aver bisogno di un sostegno per camminare, un bastone. E
questo è la terza gamba, è un'espressione che si usa spesso all'interno dei giornali per indicare la ricerca di una terza fonte di reddito, dove le due tradizionali sono note, che sono il pubblico che acquista la copia andando in edicola o andando su internet o come lo vuole fare, e la pubblicità. Svolto fin qui il ragionamento è probabilmente inconfutabile, la domanda vera è che cos'è questa terza gamba. Io si è creduto o si è sperato per lungo tempo che fosse la vendita di informazione su internet, la copia, la singola notizia, l'abbonamento, il giornale in questa forma o trasposto in una forma diversa che viene venduto, le notizie che vengono vendute su internet. Credo che i tempi ci stiano dando torto e che non sarà questa la soluzione. Lo dico con rammarico. L'avere quelle notizie, continuare a produrle, fare sì che siano notizie buone, controllate, meritevoli, affidabili, possibilmente in esclusiva e cosa invece nuova date il più celermente possibile, resta inevitabile per continuare ad avere quel pubblico. Ora dobbiamo capire che cosa riusciamo a vendere a quel pubblico. In alcuni casi forse saranno copie, in alcuni casi sicuramente continueranno a essere delle copie cartacee, in alcuni casi saranno delle copie digitali o dei singoli articoli, mi auguro, e poi sarà qualche cos'altro. Dunque io credo che noi non venderemo attraverso questa terza gamba le notizie, che pure sono il nostro core business e la cosa su cui viviamo e su cui io sono convinto continueremo a vivere, ma venderemo il pubblico che legge quelle notizie a qualcun altro. In questo senso internet secondo me fornirà a giornali come i nostri, ragiono dal punto di vista delle entrate, ancora più che un nuovo mezzo di diffusione delle notizie, sarà una vetrina su cui noi venderemo anche altri prodotti che potrebbero avere nulla a che fare con l'editoria. E già in alcuni casi è così, questa cosa è già iniziata sul cartaceo, se ci badate, molti dei nostri giornali vendono, intermediano crociere, qualche d'un altro aiuta un rivenditore di vini a vendere vino, e queste cose pubblico qui è di Addetti ai Lavori, quindi lo sanno tutti, avvengono oramai in parte per forme che sono diverse da quelle della pubblicità tradizionale. Quando così è sul nostro, immagino su anche su molti degli altri giornali locali che leggo, quando si vede la pubblicità della crociera organizzata dal giornale con questo o quell'operatore, non si tratta di una pubblicità tradizionale, si tratta di qualche cos'altro. Diventa allora il giornale ha da vendere questo pubblico che deve tenersi caro, deve cercare di far crescere anche a costo di dargli le notizie in parte gratuitamente, ha da vendere eventualmente, se sarà capace, una vetrina che è questo sito internet. Noi il nostro fatturato è zero, ma noi il sito non lo regaleremmo e non lo venderemmo neanche, perché in realtà ha un potenziale molto alto, non sviluppato, ma che ha un valore credo non misurabile sicuramente non con l'attuale nostro fatturato, ma neanche con il semplice fatturato pubblicitario. Abbiamo da vendere, nel caso di molti giornali, quelli che vedo rappresentati qui sulla lista degli oratori, sono tutti giornali che hanno molti molti anni, quindi abbiamo da vendere una credibilità, una storia, un radicamento territoriale, che sono quello che compongono il brand, il marchio, quindi il rapporto che c'è tra il lettore, che è un rapporto che su queste zone si tramanda da generazioni. Noi abbiamo abbonati che lo sono lo era il nonno, lo è stato il figlio e lo è adesso la terza generazione. La chiave sono allora però gli investimenti da fare perché tutto questo sia possibile: la piattaforma internet e anche forse la dimensione del pubblico, che può diventare un problema per fare alcune delle cose che ho immaginato, perché i 200.000 abitanti che ho descritto prima sono grosso modo, poi chi più chi meno, l'area di ognuno dei nostri giornali locali. Mi vorrei riallacciare all'ultima cosa che abbiamo sentito nell'ultimo intervento, e cioè la necessità di fare delle cose insieme. Questo più che una riflessione, forse un appello che faccio ai rappresentanti degli altri giornali, di ragionare sul come mai i nostri giornali hanno continuato nel tempo. Era già strano che lo facessero quando uscivano solo in forma cartacea,
hanno continuato a comprare ognuno separatamente la carta, a contrattare ognuno separatamente la stampa con la tipografia, a comprarsi ognuno il disegno del layout della grafica del giornale, quando non si capisce perché Biel e Cirier non possano acquistare lo stesso servizio, e soprattutto non mettono in comune un pubblico che potrebbe essere interessante dal punto di vista pubblicitario. Questo è. Grazie Daniele.